siamo qui con Marco Risi, regista del appena uscito Natale a 5 Stelle, il primo film di Natale su Netflix. Questo film io l'ho visto, mi è piaciuto molto, quindi faccio tutti i complimenti. È un film in puro stile, possiamo dire, Vanzina, sembra diretto da Carlo nelle inquadrature, nel posizionare la musica, diciamo, all'interno del film. Quindi quel concetto di regia invisibile di cui si è sempre parlato c'è anche in questo film. Ma non lo so, io naturalmente quando ho deciso di fare questo film, che è stato dopo un attimo quando mi è stato chiesto, ho pensato che dovessi farlo come l'avrebbe fatto Carlo. Quindi sono stato attento a quello e a non tradire, a non farlo diventare chissà che cosa. Doveva essere un film veloce, con un grande ritmo. Certo che mi sono ispirato a lui, ma credo che se lui avesse saputo la nostra parola d'ordine, che era quella Lubitsch, che è stato uno dei grandissimi registi degli anni 30-40, sarebbe stato d'accordo. Quindi ho pensato di fare un film come l'avrebbe fatto lui, e mettendoci naturalmente anche un po' di mio. Cosa possiamo notare di tu all'interno del film? Cosa ci hai voluto inserire? Ma ci sono delle situazioni, delle piccole battute, delle cose cambiate, delle cose che mi risultavano un po' più difficili a me da fare, ma piccole cose, non sono grandissime cose. E anche, per esempio, c'è una citazione a un certo punto, era scritto in sceneggiatura, Biagio Izzo diceva: complimenti, Presidente, una luna di miele movimentata. Una cosa, e io invece l'ho corretto, luna di miele in tre. Riferimento al film. Riferimento al primo film di Carlo Vanzina, che era il mio più grande amico. Mi ha colpito molto quella citazione, quando l'ho sentita. Quella è una mia cosa, ecco, una delle cose che ho cambiato. Perfetto. Va bene? Quindi, questo film segnerà un ritorno alla commedia in modo più frequente dopo i tuoi film di impegno sociale? Ma chi lo sa, può darsi, se ci sono delle belle commedie divertenti. A me piace fare le commedie, mi piace far ridere, è una delle cose più difficili. Vedere una sala cinematografica piena di gente che ride è fantastico. In questo caso non si può entrare nelle case di tutti quelli che vedranno il film in televisione su Netflix, ma mi auguro che stiano lì con degli amici mangiando una pizza, vedendosi il film durante le feste di Natale. Mi parlaci un po' del tuo prossimo progetto, che dovrebbe essere L'Aquila. L'Aquila, sì, no, già pronto, è finito, adesso finalmente consegnato, che uscirà a febbraio-marzo su Rai 1, ed è una serie televisiva che dura 6 serate, con il terremoto, il terremoto dell'Aquila, ma non ha a che fare con il terremoto in sé, l'anno del terremoto, ma è un anno e mezzo dopo quel terremoto, per capire che cosa sta succedendo alla città, per la ricostruzione, e anche alle persone che durante quel terremoto hanno visto la loro vita cambiare completamente. Quindi sono due binari in cui ci sono gli adulti e gli adolescenti, che fanno due strade parallele che convergono ogni tanto, ma sono piene di avventure, di cose, con soprattutto una storia che lega un po' tutto quanto, che è quella di una famiglia che nel terremoto ha perso una figlia, ma non persa perché è morta, ma perché si è persa proprio, non si sa che fine abbia fatto. Quando lo vedremo in televisione? Febbraio-marzo del 2019. Va bene, grazie.